Nell'uomo si risvegliano delle forze. Quando egli si dedica alla Rosa Croce, che rappresenta nella croce nera lo sprofondare nel mondo dei sensi, e nelle rose rosse il germogliare del mondo spirituale, che rappresenta lo stesso concetto astrattamente espresso dalle parole, e fino a tanto che non sei padrone di questa verità, muori e diventa. Non sei che un offuscato ospite sopra l'oscura terra. Goethe conosceva quello che l'uomo raggiunge attraverso l'intelligenza spirituale, mediante la forza delle rose rosse, e ne fa professione. Rose rosse piovono dal mondo spirituale quando da esso viene accolta la parte immortale di Faust. Così Goethe ci rappresenta realisticamente la via dell'anima umana che entra nel mondo spirituale. Da Gli enigmi nel Faust di Goethe di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.